Bentrovati per la prima edizione del nostro telegiornale in apertura all'economia. L'Agenzia per la Produzione Ambientale Americana ha accusato Fiat Chrysler di consentire emissioni diesel sopra i limiti. Secondo quanto riporta la CNBC, Fiat Chrysler potrebbe andare incontro a sanzioni fino a 4 miliardi di dollari. I titoli sono arrivati a perdere in borsa nelle principali capitali mondiali fino al 18%. L'amministratore delegato Sergio Marchionne ha detto che non c'è nulla in comune tra il caso Volkswagen e quello nostro. I sistemi di controllo delle emissioni rispettano le normative applicate. E tra l'altro, dice Marchionne, nessuno è così stupido da cercare di montare un software illegale. L'azienda sopravvive anche se le dovesse essere comminata una multa. E adesso una ampia pagina sportiva. Incominciamo con la pallavolo. Mercoledì e giovedì sono state recuperate due partite che hanno interessato le formazioni di Serie B maschile e Serie C femminile. Mercoledì l'Ulass Volley ha vinto la sua prima storica partita in questo campionato di B uomini, battendo per 3-0 il Locorotondo in un match molto vibrante con varie fasi di gioco entusiasmanti che hanno divertito il pubblico del Paladileo. I parziali a favore dei biancazzurri 25-21, 25-14, 25-21. Giovedì invece la pallavolo Cerignola in Serie C donne, anche in questo caso partita rinviata per il maltempo, ha vinto per 3-0 contro il Modugno in trasferta con i parziali di 25-18, 25-16, 25-21 ed ulteriore consolidamento della prima posizione in classifica. Adesso il calcio, si è conclusa la prima tranche degli ottavi di finale ad eliminazione diretta della Coppa Italia allo stadio San Siro. Giovedì sera il Milan ha battuto il Torino con il punteggio di 2-1. Immediato vantaggio Granata con Belotti, poi nella ripresa nel giro di 2 minuti arriva l'1-2 rossonero, prima con le reti di Kučka e poi con Bonaventura. Poco tempo per riposare anche perché il prossimo weekend torna il campionato di Serie A con la prima giornata del girone di ritorno. Ed è tutto per quanto riguarda questa prima edizione del nostro giornale. Grazie per averci seguito. Prossimo appuntamento con la nostra informazione alle 14. A più tardi.